Ehi, bella pips, eravamo rimasti quasi alla fine. Avevamo preso i 5 artefatti, su 6 mi pare. E quindi facciamo i 5 artefatti, poi facciamo le varie prove. Faccio un salvataggio apposito così le proviamo tutte e tre. E finiamo il DLC. Riporta il cuore del titano al lago dei ricordi. Boop. Riporta la faccia dello sterminatore nel cuore del titano. No, del cuore del titano. Teschio della matrona, anzi, sorry. Faccia del superstite alla ricerca del teschio del titano. Boop. Boop. E boop. E la recchia. La moneta senza fortuna. Quindi ce ne sono uno, due. Eh sì, mancava l'ultimo della difesa del superstite, vabbè. Ne missiamo uno perché non siamo riusciti a trovarlo. La perla di Adra. Selvaggi e indomabili, i Laguafet rappresentano un'ostica sfida presi singolarmente e un avversario formidabile in gruppo. La battaglia rievoca un raid sventurato contro una matriarca Laguafet e i suoi servitori. Gli sfidanti incontreranno la covata in una posizione difendibile e ben preparata. Pounce! Dai, dai, che poi ci buttiamo fissi su Pathfinder a go 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 go. Cosa avrà da dire il cercatore? Ever, ever, ever. Benissimo. Benissimissimo, adesso li distruggiamo i Laguafet. Ah, ci stanno. Guarda che bastardi, addirittura ci hanno pure i cosi. Però posso pullarli. Quello lo posso fare. Facciamo una prova un po'. Oh shit. Shittissima, ne sono usciti 200, aiuto. Aiutissimo. Sono 1000. Fammi zoomare che è l'angoletto così non si capisce una mazza. Allora, buttali per terra subito subito. Tacci loro. Facciamo subito le cose aggressive. Ah, lei ha già fatto. Ci vuole questa, bisogna stannare tutto il cucuzzaro qua. Perché lui sta fermo? È impazzito lui. E anche il coso. Allora fai pure questo. Tu fai questo. Ok, ci siamo, sì, siamo in The Mix. Madonna, ne colpisce 2000 e fai la sfiammatona. Ah, me l'hanno interruptata, cavolo. Caspiter minchia. Anche questa, così siamo più tosti che mai. Benissimo. Ah, mi dimentico sempre di far trasformare lei prima di tirare le spell, vabbè. Poco male, questo lo tiriamo dopo. Lancia questo. Minchia, stanno mega esplodendo, però sono fatti tipo polistirolo sti Laguafet. Ok, questo ce lo teniamo poi per dopo.
stanno andando giù easy. Quelli dietro? No, quelli dietro vanno ancora uccisi. Ah, ma mi sa che l'orsetto c'ha l'intelligenza spenta, ecco perché. Ecco fatto. Ecco svelato il mistero. Che lei si è vista che ha switchato la pistola tipo da una mano all'altra, tanta roba. Ok. E adesso... che vanno giù. Ma non le evocate le robe, Ala? No. Au, au. Allora, fermi tutti. Qua potrebbe darsi che la situazione diventi un po' più grim di quello che ci sembrava. No, gli hanno ruptato la palla di fuoco, cazzaccio maledetto. Dannazione. Vabbè. Le hanno ruptato la palla di fuoco. E l'orsetto stira. Dannazione. Tutti per terra, sto CC è troppo forte, raga. Assolutamente troppo, troppo forte. Dai che la matriarca è andata su. No, never mind, è ancora viva. Vabbè dai, sono andati su. Yeah. Ce n'è uno qua ancora da Frux. Aspetta un po'. Se sa mai, metti che sono tipo 200, facciamo una cosa. Tiriamo questo. Poi con calma resti pure questo. Ok, fulliamoli e poi andiamo. Mazza, ma quanta vita c'ha lui? 5,56, eh beh. C'ha più del doppio di tutti quanti, praticamente. A parte di Ala, c'ha più del doppio degli HP di tutti. No, più che altro c'avevo paura che spawnasse roba da questi lati qua, però non mi sembra. Oh yeah. Bene. Ok, ottimo. Zanna di Ngati.
Picca a due mani la zanna di Ngati. Ok, incantazione, vediamo un po'. Salto del cacciatore. No. Cacciatore di cacciatori. Meno 4 a tutte le difese tranne deflessione. Colpi puliti. Devo levare il telefono da un punto rigido così non vibra fortissimissimo. Portate a segno, convertito a colpi critici, elimina i deboli. Ne, non ci interessa. Dopo devo vedere gli enchant come mi aveva suggerito Reike. È una buona idea. Tomawai. Bene. Bene, bene. Yes. Lei tra l'altro ne ha un altro di combattimento da offrire, se non sbaglio. Adesso vediamo pure gli incantamenti delle cose. Per quanto non credo, fai attenzione. Per quanto non credo che ci sia nulla di più sgravo di quello che già abbiamo, però... Ah, vedi che però posso incantare ancora la roba. Ah no, questa già l'avevo fatto. Soffio di ghirlanda. Paralizzato, precisione contro riflessi, questo non è male. 5 danno da lacerazione, più 10 precisione contro bestie. Possibilità di stordire un bersaglio durante un colpo a segno. Ok. Se il portatore è un nano, perché da Frux? Perché questo è più bello? 10%. Ah, 10% se è un nano, ok. Avviso di acqua blu. Le spell sono una marea, oh. Risoluto e scosso, carino pure questo. Vuoto dell'anima. Ok, chiamata. Ah, è vero, questo lo potrei usare io. Lo metto a lei. Ce n'ho un bel po' di armi, tra l'altro, che posso enchantare in maniera. Friggere danno d'ostione AoE durante un colpo a segno. Ok. 10 velocità d'azione per 10 secondi su colpo a segno contro. Valore armatura meno 2 su colpo critico. Ma non è che c'hanno cose molto. È figo che ognuna abbia la sua comunque. Ah, ma c'è la lista qua, sono un pirla. Danno da corrosione. 10% danno da usato puro contro di sé. Ripristina 15 salute durante un'uccisione con arma. Apprezzamento del capitano, più 10 salute e aumenta con diplomazia. Ok, questo tipo su di me potrebbe essere tanta roba che ho 1 milione a diplomazia io. Scudo dell'entropia. Riduzione danno per 10 secondi quando si subisce un colpo a segno fino a 5 volte. Aumenta con la capacità metafisica. Ok, questi sono oggetti piuttosto specifici, nel senso se uno c'ha, che ne so, metafisica alta, eccetera, allora ha un senso fare dei VG buildati intorno a queste cose qui, ma questo però ormai siamo a fine game. Tutti i livelli di potere, di acido, più 1 livello di elettricità, ok, questa è roba da maghetto, insomma. Immunità attacchi di disingaggio, wow. Più 5 deflessione contro armi da mischia, non male. Più 5 deflessione contro armi a distanza. Sa, brigantina del nomade.
Scusa un po', ma dove ce l'ho la brigantina del nomade? Io questa? Ce l'ho addosso a qualcuno, mi sa. Chi cazzo è che ce l'ha la brigantina del nomade, boys? Da Friskibus. Guarda Friskibus. Incantazione. Scusa, sta brigantina del nomade è gialla. Dov'è che sta? Qua non c'è. Qua nemmeno. I am not capisce. Ah, eccola. Ed è un'armatura pesante. Armor, vabbè, questa ovviamente la piastra del guardiano Gigio Pino è infinitamente meglio, però. E lui è troppo coatto in questa maniera qui, quindi non posso metterla a nessuno, ok. Allora, torniamo a noi. Catalus Drauchid. Meno 5 danno subito da tutti. Bonus migliora con la capacità metafisica. Ok. Percussione animica. Ok, questo è interessante. Se non fosse che io ho anche lo scudo unico, quindi niente. Essere mancati di nemici. Tra l'altro queste non le livellerò mai, mi servono altri 10 DLC per livellare sta roba. Che figo che è. Bellissimo. Vediamone un po' a random. Vediamo il favore di Magran. Tutti i livelli di fuoco più 2, 15 danno d'ustione inflitto, pira vivente. Sempre più 2 al fuoco, 5% di danno come ustione, 5 velocità d'azione, fino a 4 volte, ok. Più 15 danno, no, quant'è? Le uccisioni con il favore di Magran infliggono danno d'ustione ai nemici nelle vicinanze, più 6 danno d'ustione per 10, per un secondo, per... Che cazzo vuol dire per un secondo, per 4 secondi? Cioè... 4 volte ogni secondo per 4 secondi. Cioè, ogni secondo per 4 secondi sul bersaglio durante un colpo critico. Vediamo. La lanterna di Shoti già l'avevamo vista. La palla al piede. Possibilità 10 recupero immediato quando si subisce un colpo critico in mischia. Quando termina l'effetto stile. Ma. Alterazione fisica casuale quando si critta. Questo è interessante. Prono su colpo critico. Quella random è simpatica. Zittisci i morti. Rimuove i sussurri dei morti. Danno critico più 10. 25 dei colpi a vuoto è convertito in striscio e 10 striscio a segno. Interessante. 1 costituzione in caso di colpo critico. Ne. Questa era quella che c'avevo prima su coso. Sul nostro tank. Aspetta, ultima parola. Abilità attiva per 3. Nerbo per 6 secondi per uccisione. Conferisce impugnatura scheggiata. Ah, ok, sì, che era quello della botta che ce l'ho pure io. Più 1 nemici ingaggiati. Tutti i livelli potere veleno. Ragnatela bloccante. Ok, possiamo pure andare a riposare. Ci sono svariati enchant che sono interessanti se uno fa una build molto specifica. Tipo... dov'è che sta? Quello scudo lì, avendo 23 diplomazia. Vediamolo un attimo. Eccolo qua. Che incantazione, adesso gliela mettiamo subito, questo. Meno 5 di danno, migliora. Ah, però non possiamo vedere la statistica che dà effettivamente poi a conti fatti, perché è solo un danno in meno ricevuto. A meno che, aspetta un po', a meno che non spona da qualche parte nelle. Dove cazzarola l'ho messo? Cos'è questo? What? Ma io c'ho un archibugio speciale e non l'avevo visto. Ma che cos?
Limortè. Fammelo insta mettere st'archibugio speciale, ma guarda un po' la miseria tu. Lega subito l'anima, che fa st'archibugio? Cantore Ranger Mago, possibilità al 20 di lanciare un attacco ad area conica corrosivo da se stessi e di azzoppare il bersaglio quando si attacca. What? What? 30 danno precisione, bombissima sto coso. Fantastico, faccelo vedere. Mamma mia, e quando l'abbiamo preso sto coso? Io me lo so proprio perso. Tornando a questo scudo. Uh, 105, 124, se io lo incanto, vediamo se cambia. No, non te lo fa vedere. Però c'ho più difese con questo qua. Hai capito che c'ho il moschetto nuovo? Fammi vedere un po'. Riposa, riposa. Mo' dobbiamo provare il moschetto nuovo, ma pensa Deo. Li mortacci dei Pliskins. Cioè, non mi ero reso conto di un oggetto unico. Lì, morte. Che impugna l'archibugio impiega tempo. Piuttosto per prendere mira, questi attacchi sono molto più precisi. Ce ne frega niente, lei è precisissimissima. Va bene così. E i fratelli del libro e del ramo. Questa battaglia ricrea la fine dei fratelli Waidio. I due fratelli, entrambi brillanti nei rispettivi campi della magia, dividevano il loro studio tra la padronanza delle loro abilità e l'apprendimento delle modalità di contrasto nei confronti della magia del fratello. Attaccati nel corso di un test di laboratorio dalle reciproche difese, ognuno dei due fratelli ha portato un numero incredibile di assalitori con sé nella ruota in una vampata di gloria prima della morte. Beh. Quindi noi adesso cosa dobbiamo combattere? Loro? Le loro macchine? Tutte e due? Cioè le loro difese? Da Friskis. Ecco, sì, loro e le loro macchine a posto. Ah, Wajo. Destroyed them. Allora bisogna prima subito distruggere quelle due robe. Prima spacchiamo questo qui, eh. Subito. No, non ha funzionato. La difesa della natura non sta funzionando. E soprattutto quell'altro salame è esploso. Perché sono lentissimi sti cosi? No, perché deve venire addosso a noi questo? Che era sta botta? Ma sono esplosi tutti, ma guarda sbrighidusbus. Ok. Distruggete questo, plus. C'è stata una situazione qua. Madonna santa. Tacci ostrio. Vai subito a tirare questo qua in mezzo. Dagli una curata. Ma tra l'altro sta difesa clemenza benevolenza, difesa della natura. Ah, una difesa pure per noi.
Io pensavo che fosse difesa arcana. Ah, ok, mo ho capito. Vabbè, ma li sto uccidendo lo stesso. Cioè, non è che ci stanno a creare grossi problemi. Una curata allo... no, l'orsetto facciamolo sparire come prima. Bam. Ah, vedi, vedi, guarda lì che botti. Aiuto. Ok, questo era quello che ci serviva, il motivo per cui ci serviva la difesa dalla magia. Tacci loro. Ah, ha pure rotto il coso, tra l'altro. Non male. Vabbè, mo le spade lo distruggono. Avremmo dovuto tipo farci uno dei fratelli qui e l'altro di qua. Beh, è esploso pure quello apposta. Ah, perché è morto. E un arco canzone del vento. 60 danno perché è leggendario, 30% di possibilità che i critici andati a buon fine infliggano danno da congelamento ai nemici su una fila. Ok, l'abilità modale della competenza nell'uso dell'arma. Distratto. Ai nemici agonizzanti per 8 secondi. Ok. I danni di perdere il vento sono aumentati del 20%. Ok, che è quello del coso. E poi perdere il vento infligge azzoppato ai nemici. Un arco interessante. Ok. Ah, la vuoi dare? Me la vuoi dare? La benedizione. Mostro ragno. Vuole proprio benedirci. Au. Devo spostarmi dalla sedia che sto seduto. Come L su Death Note. E dopo un po' ti si spaccano le gambe. Non so come faceva. Giusto perché era un maledetto anime. Allora. Andiamo di qua. Andiamo a riposare. Ah, quell'arco. È piuttosto interessante. Il danno è identico. Non lo so, non lo so. Vanno provati entrambi. E gli mettiamo pure questo. Yeah. E proviamolo. What? Wow, molto bello tra l'altro. Stiamo provando un po' a swappare armi, ma riposa. Adu, adu. Yes. Ah, bisogna vedere pure le ricompense che danno i vari finali. The Grand Finale, perché chiaramente le scelgo, diciamo che scelgo il finale in base alla ricompensa. Tra l'altro questo è il secondo DLC, poi ne manca un terzo, sì. Allora, ogre tattici, preparati all'impatto. Stai per rivivere la battaglia contro una ciurma di pirati ogre. Alti e grossi il doppio di qualsiasi kit, gli ogre sono un'incarnazione vivente della faccia dello sterminatore e anche un singolo ogre è capace di sopportare ed infliggere tanto dolore nel suo cammino. Tanto dolore mi hanno causato. Lazio! Lazio! Voi ricordate, sì. Tanto male mi hanno fatto, tanto dolore mi hanno causato, diceva così, mi pare, sì.